sognatore è colui che può trovare la strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Questa mattina ci siamo alzati con un po' di nebbia e un po' di fresco, ma niente di particolarmente fastidioso. Questa notte ha di nuovo piovuto, quindi ci troviamo ad affrontare qualche sentiero nel fango, ma non ci facciamo più caso. Siamo a Peñafuente, speriamo che ci sia un bar, perché ho bisogno di un altro caffè. Idem. Oggi stiamo facendo un po' di tratti d'asfalto. L'asfalto è durato poco, cominciano le salite. Oh, ma che canti sono che ci vedo. Siamo in Galicia. Siamo entrati in Galizia e guardate queste colonnine, che non mi ricordo come si chiamano, cominciano a segnare i chilometri rimanenti a Santiago, ma soprattutto la famosa concia adesso indica il percorso al contrario, girata. Prima seguivamo questa direzione, d'ora in avanti bisogna seguire quest'altra. Comunque sono 166. Si va avanti. Perfetta, eh? Sembra un bar. No? Niente. Oh no, non è possibile. Questo è privato. Privato. Ci siamo fermati davanti a questa casa. Privata. E Riccardo ha chiesto gentilmente un caffè. Il signore ce l'ha fatto. Ce lo fa? Sì, però è una cosa. Ce lo farà. In qualche ora, insomma. Ah, incontrò che io l'amo. Oh, che bellezza. Magico. Passa, ma c'è la moca. Gracias. Ho anche la grappa fatta dai signori. Ce l'ha offerta insieme al caffè. Sono qualcosa di micidiale qui. È qualcosa di, è il di unico. Sì. Questo è il cammino. Questo è il cammino. È molto importante essere allenati qui per affrontare queste dure salite, tutti questi chilometri, ma vi posso garantire che si viene ampiamente ripagati. Un'esperienza unica. Sul cammino c'è il tempo di chiacchierare molto,
Anche questa mattina abbiamo toccato i più disparati argomenti, il filo conduttore, la felicità. E ad un certo punto Riccardo ci ha voluto leggere un pensiero scritto di suo pugno. Io non so se rubo parole a qualcuno, né penso di avere in tasca il segreto, ma sono convinto che la felicità non sia altro che la continua ricerca della bellezza in tutte le sue forme. Quando un qualcosa lo riteniamo bello, quel qualcosa è la nostra soddisfazione, sia fisica che spirituale. La bellezza la troviamo in quella linea sottile che separa il naturale dal magico. La bellezza ci invita a sorridere istintivamente, ci appaga in uno stato di gioia. La bellezza è un misto di più componenti legate alla nostra esistenza, dettate da esteriorità, particolarità e poesia. Chi riesce a esternare tutto questo può essere definito un artista. Quindi un artista è un costruttore di bellezza e di felicità. Sono oltretutto convinto che, essendo ognuno di noi unico nel suo genere, che ogni persona sia un artista di se stesso e che la capacità di costruire la bellezza sia dovuta al fatto di saper mischiare bene o male le doti che la vita ci ha offerto. E così è finita. Riccardo, grazie di aver consentito di condividere questo bellissimo pensiero con noi. E quella vespa, mi piacerebbe una volta andare al sidecar. Tutte le persone che ho conosciuto lungo questo cammino mi hanno dato tanto, molto più di quello che potevo immaginare. Qualcosa che non si può spiegare a semplici parole o comprare. Queste hanno contribuito a rendere il mio ultimo viaggio un'esperienza unica e indimenticabile. Sono partito solo, non sapendo minimamente cosa aspettarmi, ed ho trovato un tesoro inestimabile. Come dice Riccardo, siamo un gruppo alla ricerca di felicità. Io direi che non c'è niente da aggiungere, se non che siamo sulla strada giusta. Davanti a noi a Fonsagrada è più grande di quello che immaginavo. Riccardo questa sera ha deciso di prepararci una carbonara, quindi ceneremo in ostello. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il guanciale, ma penso che non è questo il problema. È roba forte, ragazzi. Come separare il tuorlo dall'albume senza avere lo strumento. Back. Riccardo è il nostro cuoco. Enrico il nostro assaggiatore ufficiale. Alta professionalità. Sempre il pepe. Patrizio, che dici? È ok? Oh, spero di sì. Meglio di così. Spero di sì. Grazie. Dai, che dici? Dai, state che spiano. Dai, vai. Oh, wow. Yes. Come on, bro. Il nostro amico Amen purtroppo è stato costretto a fermarsi almeno un giorno per un problema ad un piede ed è rimasto a cena con noi per salutarci. Everybody was nice, really nice, and everybody, where is Amen? Where is Amen? Taking care of me, and I'm very happy for that. I will always, I think, because this group
has a good meaning for me. I'm no leaving you, and I will take you. I have lots of over messages to my wife talking about all you. And she said, oh, very good that they take care of him, because she is much younger than me, and she used to take care of me. So she said, what about you when you are alone? And now I say, I have a group. So well, thank you, and have a good day coming up. Grazie. Serata carbonara, un successo. Grazie Riccardo. Voglio chiudere questo episodio con un bel pensiero di Pepe Mujica. Non mi stancherò mai di spiegare che per essere liberi bisogna avere tempo. Tempo da spendere nelle cose che ci piacciono, poiché la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano. Mentre sei obbligato a lavorare per sopperire alle tue necessità materiali, non sei libero. Sei schiavo della vecchia legge della necessità. Ora, se non poni un limite alle tue necessità, questo tempo diventa infinito. Detto più chiaramente, se non ti abitui a vivere con poco, con il giusto, dovrai vivere cercando di avere molte cose e vivrai solo in funzione di questo. Ma la vita se ne sarà andata via. Oggi la gente sembra non accorgersene e si preoccupa soltanto di comprare, comprare e comprare in una corsa infinita.